Ciao. Ciao. Oggi voglio dimostrarti come non sempre il fato e il destino non siano prevedibili. E lo farò utilizzando un mazzo di 52 carte e il tuo aiuto. Dividile circa metà. Una metà girala di dorso e mischiala assieme all'altra metà tenendola di faccia. Perfetto. Ora tieni le carte tra le mani e muovi le mani come se stessi lavando, scusami. E man mano fai cadere le carte sul tavolo. Io elimino tutte le carte che il fato ha voluto che cadessero di dorso. Ok. Perfetto. Grazie. Voilà, ripeti la stessa operazione e io ogni volta eliminerò tutte le carte che il destino vuole che cadano di dorso. Andremo avanti così fin quando rimarranno due carte di faccia. Ok? Perfetto. Vai, quante sono rimaste? 4? Ovvio che se non ne cadono due lo puoi rifare. Ah, benissimo. Due carte sono rimaste, date dal destino, giusto? Certo. Però io ti ho detto che oggi avrei dimostrato che a volte il destino è prevedibile. Infatti ho preparato una previsione che è sempre rimasta in vista, sotto al pennarello e sotto al tappetino, per dimostrare che io avevo già predetto quello che sarebbe successo. E in effetti avevo predetto che sarebbero rimasti l'8 di fiori e il 3 di quadri. Grazie mille. Anche a te, grazie.